Ritorniamo in diretta e ci scusiamo con tutti i web spettatori, ma abbiamo avuto un problema con il computer che molto semplicemente questo fantastico nuovo computer Windows è crashato, nonostante le risorse impegnate fossero veramente poche. Quindi ci scusiamo Spirito di Job. con quelli che ci stavano seguendo. Introduciamo, quindi comincia da qui. La rubrica Il Signoraggio, recupereremo questo quarto d'ora e passo la linea immediatamente a Saverio De Morelli e a Francesca Lazzaro. Ok, allora, grazie Roberto. Sarò ripetitivo per quelli che sono stati sempre in diretta anche prima sulla Web TV. Comunque, reintroduco l'argomento a beneficio della registrazione. Noi abbiamo appunto già parlato la scorsa settimana di questo tema, abbiamo parlato di signoraggio insieme a Francesca Lazzaro, che ci ha illustrato fin dal principio come si è evoluto il concetto della moneta, fin dal baratto ad arrivare ai giorni d'oggi, alla moneta che oggi conosciamo. E lo facciamo, e lo dico perché questo è un tema difficile e volendo anche molto tecnicamente complesso. Senza entrare diciamo, specifici meccanismi accademici o in specifiche, diciamo, considerazioni tecniche, lo facciamo a parole nostre, lo facciamo cercando anche di capire come questo problema, sta condizionando la società attuale e come potrebbe anche condizionarla in futuro e come eventualmente, anche grazie al dibattito che potrebbe nascere su più radicale, quali eventuali soluzioni si potrebbero proporre un domani, quale forma diversa da quella attuale si potrebbe appunto proporre. E io ora lascio subito la parola a Francesca e naturalmente chiedo agli amici della chat che il dibattito è sempre comunque aperto per eventuali dubbi, eventuali considerazioni e chiaramente per qualsiasi cosa vogliate dire interagendo con noi. A te Francesca, Ok. ricordo, ecco perché ora stavo un po' perdendo il filo, per introdurre l'argomento di oggi. La volta scorsa abbiamo parlato di debito pubblico, l'abbiamo fatto in via sommaria, però spiegando bene quali erano i passaggi. E ora credo che sia il caso di intervenire in maniera più approfondita riguardo a questo aspetto, nel senso, Francesca, spiegaci bene cos'è il debito pubblico oggi e come eventualmente se ne può uscire, se se ne può uscire in termini coerenti, e appunto com'è la situazione a livello mondiale? Sono tutti messi nello stesso modo? Ci sono alcuni paesi che hanno delle soluzioni alternative, la situazione dell'Italia nello specifico, qual è? Fai un po' tu una visione più dettagliata riguardo a questi aspetti del debito pubblico, appunto. Ok, grazie. Allora, intanto, ripeto come l'altra volta, non si era sentito, spero riusciamo a farcela. Allora, intanto volevo ringraziare nuovamente per la terza volta TV Radicale per l'opportunità che mi dà di parlare di signoraggio in pubblico, perché ovviamente, come abbiamo capito, è un argomento di cui non si occuperanno mai televisioni ufficiali o radio, cioè qualche radio sì ogni tanto, ma in generale sono argomenti un po' diciamo snobbati dalle televisioni ufficiali. Quindi vi ringrazio, anche perché appunto non si vuole far emergere così tanto questo problema, non vogliono che questo problema venga alla luce, quindi fanno in modo che i media ufficiali non ne parlino e di conseguenza in televisione sarà rarissimo sentire parlare. Quindi vi ringrazio, anche perché il problema è appunto far sapere alla popolazione di questo male, di questa truffa. E poi Francesca, niente. perdonami, Francesca, puoi avviarci, puoi mandarci il video perché abbiamo la tua immagine fissa. Io sono in video, rifaccio magari. Adesso l'ho Sì, tolto, adesso l'ho vediamo un po' messo. se adesso arriva. No, Tolgo, rimetto. no, lascia così allora, evidentemente non c'è la banda sufficiente. Ti ringrazio, scusami. No, mi dispiace, vabbè. va bene, allora stavo dicendo, appunto, ringrazio TV Radicale e poi volevo un po' dire qual è la mia posizione. Io sono qui
apposta per parlare di signoraggio, ma non appoggio nessun partito politico in particolare e quindi sono, come dicevo anche prima Saverio, completamente apartitica. Un'altra cosa, l'altra volta dicevano che sono un'economista, anzi ringrazio la chat dell'altra volta, dei complimenti e tutto quanto, e appunto volevo dire che in realtà io non sono un'economista, ma mi sono interessata di signoraggio, di conseguenza di economia, ma per una cosa mia personale che può fare chiunque. Quindi chiunque può decidere un giorno di cominciare a interessarsi di signoraggio e studiare il problema. Quindi io appunto volevo solo puntualizzare queste cose. Poi niente, parlavamo appunto di debito pubblico. Ecco, il debito pubblico è strettamente legato al signoraggio. Abbiamo detto che il sistema attuale di moneta, la moneta circolante, tutta la moneta circolante nasce da un debito. Quindi o è un debito che un privato fa presso la banca o è un debito che lo Stato fa presso la banca, sempre la banca centrale. Quindi con questo sistema tutta la moneta circolante, tutta, qualsiasi banconota, moneta che abbiamo in tasca, in portafoglio, è una moneta nata dal debito. E questo non lo dico io, ma ci sono anche sui documenti di Banca Italia, sui PDF che Banca Italia espone nel sito di Banca Italia, ma che nessuno andrà mai a controllare. Come io l'altra volta vi ho anche passato il link di chi sono i proprietari di Banca Italia. Quindi sono tutte normative esposte in pubblico, ma che sono spiegate con termini tecnici, magari troppo difficili o comunque che fanno troppi torpiloqui intorno a argomenti e quindi sembrano così difficili da capire, quando in realtà è tanto semplice. Loro ci vengono a dire tanti paroloni quando alla fine ci devono dire soltanto che il debito pubblico non è altro che il debito che lo Stato fa con le banche private, in questo caso la Banca Centrale Europea, quando era Banca Italia erano contro Banca Italia e ora la Banca Centrale Europea. Come fa il debito pubblico lo Stato? Quindi noi sappiamo che il nostro governo deve, ha bisogno di denaro. Per prendere e raccogliere questo denaro ci sono due vie. O fa il debito con le banche, quindi debito pubblico, oppure tassa i cittadini. In questo modo il tranello è semplice, nel senso che se fa debito, se non fa debito, tassa i cittadini, quindi alla fine devono pagare i cittadini, ma se fa debito, i cittadini devono pagare il debito, quindi alla fine siamo sempre noi che paghiamo. Come si fa il debito? Lo Stato decide che ha bisogno dei soldi, diciamo 10.000 euro, quindi va, stampa per conto suo 10.000 euro in titoli del debito. Ora c'è una famosa frase che non mi ricordo bene come dice, ma dice che il nostro governo è in grado di stampare, cioè non ci chiediamo come mai il nostro governo sia in grado di stampare 10.000 euro in botto, in titoli del debito, ma non 10.000 euro in moneta. Effettivamente lo Stato stampa 10.000 euro in bot, in titoli del debito, li mette sul mercato e la banca centrale, tramite degli azionisti che solo lei decide, compra questo debito. Quindi gli azionisti scelti da Banca Italia comprano il debito che ha creato il governo. Quindi una volta che questi azionisti hanno comprato all'asta il debito, la Banca Italia distribuisce nei conti bancari di questi azionisti l'ammontare del debito, inserendo all'interno del sistema nuova moneta circolante. E questo è il modo che il governo utilizza per fare soldi. Se noi andiamo a cercarci la definizione di debito pubblico, io ve la posso anche leggere perché ce l'ho qui, il debito pubblico è il debito che lo Stato contrae con banche, istituzioni finanziarie, privati cittadini e imprese per avere il denaro necessario per pagare le proprie spese quando le entrate derivate dalle tasse sono insufficienti. Quindi spiega in maniera logica e perfetta come, se lo Stato non ha sufficienti entrate da parte dei cittadini, deve fare debito. Ma se fa debito, è ovvio che quel debito lo pagheranno poi i cittadini tramite le tasse. Quindi il sistema attuale di indebitamento nei confronti delle banche non va che ledere sempre di più le classi più povere, perché devono pagare ovviamente, sono quelle che più di tutte sentono il peso dell'inflazione del debito sulle proprie spalle. Quindi ovviamente si crea un sistema che va a strangolare sempre di più le classi più povere che appunto lavorano alla fine per chi? Per le banche.
In ogni caso, Francesco. che siano tasse, dimmi. Allora, sì, in pratica mi è parso di capire. Lo Stato stampa questi titoli del debito pubblico che Sì? vengono poi comprati dalla Banca d'Italia, mettiamo Banca d'Italia o la Banca Centrale Europea, Comprati, sì. e vengono tramutati in moneta circolante. Ora Sì, mi chiedo come ovviamente mai. all'inizio è tutta moneta bancaria, nel senso che la moneta in realtà, la moneta circolante che conosciamo noi, se non sbaglio, è il 2% di tutta la moneta totale, cioè quella che noi Certo, tocchiamo, la moneta liquida, cartacea, e il 2%, il resto sono tutti conti bancari telematici. chiaramente, sì, la moneta materiale magari sarà sì, al Sì, il 2%, dico comunque 2%. in soldi. E ora, perché non è lo Stato direttamente a fare questa operazione? Perché? È quello che vogliamo Perché? noi. Noi vogliamo che la banca, noi, chi conosce la truffa del signoraggio ed è sensibile ai problemi del mondo, vorrebbe che il governo si svincolasse da questo sistema e cominciasse a stampare da sé la propria moneta, i propri soldi. Solo che qualcuno, i più, tutte le volte dicono, ma se lo Stato comincia a stampare da sé, poi stamperebbe a go-go, si farebbe l'inflazione, ma a me Ah, non certo. sembra che adesso le cose vadano meglio. Cioè, Guarda, io voglio dire, un'idea me se è la lo sono Stato... fatta. Dimmi. Un'idea me la sono fatta, nel senso, diciamo, ricevendo moneta, soldi dalle banche e non direttamente dallo Stato. E le banche applicano il famoso interesse. Ed in questo caso noi saremo costretti a dare, in teoria, perché in pratica non succederà Sì. mai, alle banche sempre più di quanto effettivamente possediamo. Nel senso che, faccio un esempio, magari per capire meglio, è come se io abitassi in un paese completamente chiuso. Sì. Dove c'è un unico fabbricatore di carta e mi dà 100 fogli di carta, mi presta 100 fogli di carta, il giorno dopo ne vuole 101, fra un anno ne vuole 110. Io praticamente è impossibile Sì, che precisamente. io arrivi a restituire i fogli di carta a chi me li ha prestati. E in ogni caso io cercherò sempre di produrre sempre di più. Per cercare di colmare il mio debito. Quindi Sì, probabilmente il hai sistema, anzi, spiegato. forse sicuramente il problema del debito pubblico, che rispondendo a Oana, non è un problema italiano, ma un problema internazionale. Forse sono solo alcuni stati che non lo applicano, poi vedremo. E probabilmente il problema del debito pubblico è proprio quello, diciamo, di incentivare una produzione sempre maggiore affinché Sì, problema. Sì. il popolo produca sempre di più. Però poi questo cosa crea in realtà? Non crea una forma, diciamolo, di schiavitù, una Sì, forma di è una schiavitù schiavitù perché moderna? noi... Sì, è una forma di schiavitù moderna, ma molto peggiore della vecchia schiavitù, nel senso che all'epoca, quando il re aveva i suoi schiavi, un po' di garanzie questi schiavi ce l'avevano, nel senso che almeno avevano la garanzia del cibo tutti i giorni. Noi così dobbiamo pure noi procurarci il cibo e dobbiamo anche correre, appunto, come dicevi tu, su questa produzione, dobbiamo correre anche per pagare i nostri debiti e quelli che fa lo Stato. Quindi alla fine che ci dicano, vabbè, non posso dire non pagate le tasse perché non lo potrei mai dire, ma in realtà non lo voglio dire, non è questo che voglio dire, bisogna cambiare il sistema prima. Beh, il fatto è che noi paghiamo le tasse su qualcosa che in realtà non è giusto che noi paghiamo, perché appunto abbiamo questa famosa corsa a estinguere i nostri debiti, ma sono debiti inestinguibili perché appunto come dicevi tu, essendoci Punto, sì. l'applicazione di un interesse, questo interesse è impossibile da pagare dal momento in cui nessuno lo stampa e dal momento in cui tutta la moneta stampata è nata da un debito. Come dicevi tu, se c'è questo che ti presta questi 100 pezzi di carta e il giorno dopo, l'anno dopo ne vuole 101, ovviamente quell'uno tu è impossibile che lo prendi da qualche parte, è impossibile perché nessuno l'ha stampato.
Ora, non ci sono solo 100 pezzi di carta all'interno del nostro sistema, sono molti di più. Di conseguenza, noi non ci possiamo rendere tanto conto di questo, perché comunque il sistema, il mercato è dinamico. Quindi qualcuno che riesce a restituire i propri debiti con gli interessi c'è. Però se c'è qualcuno che ci riesce, qualcun altro ovviamente rimane sempre a bocca asciutta, per forza di cose, perché non c'è la moneta materiale, perché la moneta che noi dobbiamo restituire alle banche è fisicamente inferiore. Cioè è maggiore rispetto a quella che c'è fisicamente. Quindi è in Certo. esubero quella che noi dobbiamo restituire, per il fatto appunto che c'è l'interesse. Ora, Chiaramente, siamo in un voi mi... sistema dove qualcuno dovrà per forza di cose fallire. Ma infatti E in quel... realtà lo stiamo vedendo giorno per giorno, cosa sta Sì. succedendo nel nostro paese, Cioè, il problema comunque. è quello, cioè tutti mi possono venire a parlare di qualsiasi problema, però finché c'è un sistema monetario come questo, noi avremo sempre questo tipo di povertà, ma è il fatto, è una cosa che si ribalta poi pian piano all'interno del mondo. Perché io lo dico sempre, Saverio lo sa, che parlo sempre e menziono sempre l'Africa come terzo mondo e mi chiedo come possa essere per assurdo il terzo mondo un paese che ha le maggiori materie prime più costose, l'oro, i diamanti, il petrolio, l'argento, sono tutte materie prime che ha l'Africa, ma l'Africa è il terzo mondo, cioè dobbiamo renderci conto di come questo mondo va avanti, cioè se c'è questo sistema così di corruzione è anche per questo, cioè voglio dire, è impossibile che noi riusciamo a sistemare le cose del terzo mondo, gli aiuti umanitari e tutto quanto, se non ribaltiamo il sistema, perché lì è la fonte che c'è il male, è lì che dobbiamo intervenire, quindi i popoli dovrebbero riacquisire quella che è la sovranità monetaria. Quindi da Costituzione noi sappiamo che da Costituzione la sovranità appartiene al popolo, di conseguenza anche la sovranità monetaria appartiene al popolo. Quindi non è delle banche che ci prestano pezzi di carta, ma siamo noi, che noi cittadini, dando valore a quella moneta, perché come dicevo anche a Saverio, siamo noi che tu hai preso quei pezzi di carta in prestito prima, ok? Siamo in una comunità. Una comunità decide che quei pezzi di carta valgono tot e ogni pezzo di carta ha tot valore e noi ci scambiamo quei pezzi di carta. Ora, chi è che dà valore a quei pezzi di carta? La banca? Se noi decidiamo di cambiare banca e abbiamo un altro pezzo di carta diverso, colorato, più bello, noi possiamo deciderlo. Però in quel momento siamo noi, non è la banca, se facciamo questo tipo di esempio per dire, no? Cioè siamo noi che decidiamo, che noi che in comunità quanti decidiamo che quel pezzo di carta valga tot, quindi siamo noi che diamo valore a quel pezzo di carta. Di conseguenza la banca centrale può farci solo il favore, il piacere di stamparceli. Di conseguenza lì, in quel momento, io ti pago la tua, il fatto che tu mi fai da tipografo, mi fai da, mi metti in riserva i soldi, ma io non ti posso pagare il 100% più gli interessi di quello che mi presti. Perché non è tuo, Certo, è mio, io sto dando sì, valore a quel pezzo di sì. E carta. questo è un discorso che non fa una grinza dal mio punto di vista. È chiaro che poi però dobbiamo chiederci se le civiltà occidentali negli ultimi 100 anni sono state in grado di produrre così tanto come negli anni passati non avevano mai fatto. Beh, l'hanno fatto anche attraverso questo sistema del debito pubblico che ha incentivato questa iperproduzione, che poi ha creato Sicuramente. delle positività, e Sì. questo è sempre in base ai punti di vista, ma naturalmente delle negatività. Con un sistema non viziato, probabilmente ci sarebbe stato il problema, o ci sarà il problema, di come incentivare appunto questa produzione. E qui Infatti è poi potremmo quello. parlarne in seguito, perché per esempio Ana ci chiede, ma come si potrebbe stoppare questo meccanismo? È possibile che il sistema concretamente cambi? Qui è una domanda. Ma sicuramente, allora, Giacinto Riti diceva una frase, che la più grande truffa di tutti i tempi passa inosservata proprio perché è troppo evidente. Quindi è talmente evidente che noi non ce ne siamo mai resi conto di questa truffa. Per, come dire, cambiare il sistema, allora innanzitutto, io lo dico sempre,
prima di risolvere un problema bisogna arrivare a far sapere a tutti che c'è un problema, perché è un problema di tutti. Quindi tutti devono saperlo qual è il problema. Inutile che facciamo manifestazioni, scendiamo in piazza per che cosa? Quando in realtà dobbiamo scendere in piazza perché non vogliamo il signoraggio, perché vogliamo riacquistare la proprietà della moneta. Noi vogliamo la proprietà della moneta, noi dobbiamo scendere in piazza per quello. Quindi innanzitutto per risolvere questo problema bisogna far sapere, quindi ognuno appena è a conoscenza di questo, la prima cosa che deve fare è innanzitutto deve andare a verificare quello che ho detto io, perché posso aver detto un mucchio di fregnacce, quindi ognuno da sé, per proprio conto, come ho fatto io, deve andare a verificare se è vero o no. Cioè, ci sono diversi articoli su internet, pro e contro, ci sono anche articoli che dicono che non è vero, perché ci sono quelli che sono i debunkers che devono in ogni modo cercare di confutare queste ipotesi, che non sono ipotesi ma è realtà, quindi trovano qualsiasi modo per dire no, non è così, quando in realtà purtroppo è così. Quindi ognuno deve andare a farsi una ricerca personale e in quel momento cercare di capire qual è la realtà e deve prendere una strada, nel senso deve capire se credere al signoraggio, ma purtroppo è così, oppure se credere per facilità, per dire non può essere così, perché poi il nostro cervello non può credere a una cosa del genere, no? Quindi ognuno comunque deve prendere una strada. E poi, nel momento in cui ha capito se il signoraggio è davvero un problema o no, deve cominciare a informare, deve farlo sapere. Io appena l'ho saputo, la prima cosa che ho fatto, appunto, l'ho detto chiunque. Infatti sono anche qui per quello. Poi ovviamente i primi tempi dici sì, lo voglio dire a tutti, però alla fine non tanti capiscono subito, quindi ci va, secondo me, un po' alla volta si capisce questo problema. Io l'ho detto, ci ho messo forse siano 3 mesi per riuscire a capirlo tutto, tutto, no, per riuscire a capirne una parte. Un annetto per riuscire a vedere un po' di più il quadro completo. Adesso sono un paio d'anni che vado avanti, quasi 2 anni e mezzo. E ancora adesso, ogni giorno che mi informo, scopro cose nuove. Quindi voglio dire, ci va del tempo, perché è un problema davvero, davvero enorme e copre qualsiasi ambito. Voi mi potrete prendere qualsiasi problema e io ve lo posso riesco a collegare in qualche modo al signoraggio bancario. Quindi un'altra, dicevano la soluzione, ovvio che a chi combatte il signoraggio la richiesta della soluzione fa arrabbiare un po', a me no, perché io ero la prima che voleva dire qual è la soluzione, però perché? Perché in realtà la soluzione primaria è quella appunto di farlo sapere a tutti. Iniziamo col farlo sapere a tutti, quindi iniziamo con l'informare, che è la cosa più importante, come sono qui oggi per dirvelo, anche voi un domani dovete piano piano interessarvi, imparare quello che è il signoraggio e cercare di diffonderlo. Poi Giacinto Riti diceva che la moneta è il sangue dell'economia. Quindi è anche il nostro sangue, per noi andiamo avanti in questo modo. Quindi se tu a un malato che ha sangue malato gli togli il sangue, ovviamente questo muore. Quindi moriremo anche noi. La soluzione sarebbe inserire all'interno dell'organismo del sangue sano in modo che piano piano il sangue malato se ne vada. E questa è la soluzione. Qual è? Quindi inserire all'interno del sistema moneta credito, non a debito, in modo che con questa moneta a credito facciamo riprendere l'economia. Come dicevi tu, ovviamente il signoraggio ha portato a un'economia, una corsa alla produzione sempre più, siamo arrivati a questi livelli di tecnologie, di produzione e di comodità anche, grazie al signoraggio, e ovviamente sarà più difficile, come dire, avere gli stessi livelli di produzione con una moneta a credito, perché non lo so, però in Certo. realtà sono ipotesi che si possono fare, come no, può darsi che, perché poi secondo me un po' nel tempo è cambiata la mentalità, cioè ognuno Non pensa a c'è, modo non c'è, suo. non, magari non ci sarà questa corsa ad evitare il fallimento, nel senso che comunque è un sistema non viziato. Sì, ma il fatto. Però oggi, io credo, oggi nella situazione economica internazionale, questi discorsi credo che debbono essere un pochino riformulati, nel senso che in Italia le persone falliscono ma non hanno più nulla da dare allo Stato, diciamo. Cosa possono, Infatti lo quello. Stato si prende le nostre case, cosa potrà mai Sì. prendersi dopo? E quindi a questo punto le crisi economiche internazionali probabilmente sono legate al fatto che oggi
Oggi, intendo nei prossimi anni, potrebbe esserci una svolta, ma non perché molte persone si sono accorte del problema, una svolta, possiamo dire, naturale, perché questa economia è arrivata ad un punto di non ritorno, quindi un Sì, punto di perché collasso. c'è una Ora, creazione della moneta esagerata in questo momento, cioè, perché ora l'inflazione, ti se dico. cresce l'inflazione è perché sta crescendo la moneta. Noi sappiamo che Sì. se c'è introduzione di moneta all'interno del sistema, la moneta abbassa il suo potere d'acquisto. Più moneta c'è, più si abbassa il potere d'acquisto, più cresce l'inflazione. Quindi se c'è questa inflazione, questa crisi vuol dire che c'è un afflusso di moneta all'interno del sistema, ma chi è che la inserisce all'interno del sistema? Se non le banche quando concedono prestiti, mutui, sia agli Veramente. stati che ai privati. Quindi Sì. è in realtà anche la crisi è un po' pilotata, cioè non è una crisi a caso, sono loro che pilotano la Sì, crisi quando decidono certo. quanti prestiti dare o meno. Ma c'è qualche sistema che si salva nel mondo, o comunque che ci hai Allora, su pensato? questo mi devo ancora bene documentare, però so di alcuni, c'è cioè lo Stato del Nord Dakota che ha le banche nazionalizzate e che ha una sovranità monetaria. Se voi cliccate Nord Dakota è l'unico Stato con una, forse l'unico, sì, o uno dei pochi con una moneta propria di sovranità popolare. E poi ultimamente, nel 2009 in realtà, come la Grecia, anche l'Islanda ha avuto il suo default, però questa cosa non l'hanno mai detta i media, non, cioè io penso che pochi lo sappiano che in realtà la È Grecia ha avuto, vero. l'Islanda ha avuto il crollo monetario, ma perché? Perché è successo che, siccome ovviamente sono state delle banche a fare in modo che l'Islanda crollasse, ci sono state poi tutte quelle varie dispute a livello delle comunità europee sul fatto se dare o meno l'aiuto, come con la Grecia, quindi il Fondo Monetario Internazionale avrebbe dato l'aiuto, quindi finanziamento, e la questione qual era? Siccome banche private hanno creato un debito enorme, questo debito avrebbe dovuto essere spalmato sulla popolazione, che avrebbe dovuto restituirlo un po' alla volta. Certo. Se non sbaglio, se non ricordo male dai dati che avevo letto, erano 100 euro l'anno per 15 anni su tutta la popolazione. Quindi ogni persona avrebbe dovuto dare, se non sbaglio, 100 euro l'anno o 100 euro al mese, ora non mi ricordo bene, mi sa che era al Gli sarebbe mese. andata Quindi bene la popolazione comunque rispetto a noi. Un po' si è arrabbiata, dice cavolo, il problema l'ha fatto una banca privata e io devo pagarlo. Le condizioni dell'Unione Europea erano queste, o il popolo paga, cioè, o non vi diamo il prestito. Quindi un po' gli islandesi si sono, diciamo, un po' arrabbiati, hanno fatto delle rivolte, sono scesi in piazza davanti al governo, la loro presidente si è dovuto dimettere e diciamo che piano piano hanno fatto una nuova costituzione, ma non dei politici in una stanza da soli si sono messi, hanno fatto una nuova costituzione, no, tramite internet tutti i cittadini potevano partecipare alla formazione di questa nuova costituzione, si è formato un nuovo consiglio che sono stati, perché prima c'è stato un referendum perché la popolazione doveva decidere se pagare o meno il debito, quindi c'è stato un referendum, il 93% della popolazione ha votato a favore del non pagare il debito, cioè del popolo che non doveva pagare il debito, quindi questo governo si è dovuto dimettere, è salito al potere quest'altro consiglio di comuni cittadini, comunissimi cittadini, cioè non dovevano avere nient'altro che la maggiore età, essere sostenuti da almeno 30 persone e non appartenere a nessuna schieramento politico, quindi non dovevano essere tesserati. Si sono stati scelti 522 persone, su queste 522 c'è stata un'elezione, si è eletto il Consiglio. Dopodiché si è stipulata la nuova Costituzione, come dicevo, tramite internet, quindi ogni cittadino poteva direttamente partecipare alla formazione della nuova Costituzione. E adesso dell'Islanda non ne parla nessuno, nessun media parla di come funzionano le cose lì, se la banca è nazionalizzata o meno. Perché? Perché hanno paura che queste cose vengano a galla, di conseguenza hanno paura che anche noi, per dire, ci accorgiamo che in realtà esiste un sistema diverso per uscire dal debito e non finire come la Grecia, che adesso stanno comunque anche loro messi abbastanza male perché devono continuare a pagare questo debito che ha fatto una banca, quindi non vogliono che Certo. noi sappiamo che in realtà ci sono altre soluzioni. Perché ci sono, basta che la gente vada a informarsi. Adesso io direi che ognuno di coloro che hanno sentito, 11 persone ci sono in diretta se non sbaglio, 15. queste 11 persone,
Ah, 15. Bene, queste 15 persone devono andare a informarsi, a vedere se io ho detto cretinate e cercare di capire se fare qualcosa. Poi ci si può riunire a gruppi e cercare di fare in modo di fare informazione. Io ho fatto parte di un'associazione che scendeva in piazza, faceva volantinaggio, faceva conferenze e quindi cercava di dire alla popolazione qual è il vero problema, perché il vero problema non è Berlusconi o chiunque, il vero problema in realtà è il sistema monetario. Perché? Come prima diceva Saveri, perché io sono apartitica? Allora io posso chiedere nella buona volontà dei piccoli partiti o dei piccoli politici che davvero vogliono fare qualcosa per il proprio popolo, però quelli che sono in alto e ai massimi vertici, di sicuro, se sono lì, hanno avuto una sorta di campagna elettorale. Da chi è stata finanziata questa campagna elettorale, se non dalle banche? Quindi i politici che sono ai massimi governi non si sognerebbero mai di buttare giù il sistema formato da queste banche, perché sono state le banche a farle arrivare lì. Quindi, come diceva Giacinto Riti, io l'ho detto l'altra volta, Giacinto Riti era un professore di Teramo, professore dell'Università di Teramo, professore di diritto, che ha combattuto questo signoraggio dal 2000, che si occupava di questo di signoraggio. Quindi, come diceva lui, i politici non sono nient'altro che i camerieri dei banchieri. Sono i banchieri che in realtà dominano. Io leggevo prima nella chat, qualcuno diceva i banchieri ci governano, le banche ci governano, forse un certo Raffaele diceva le banche ci governano. Ecco, Effettivamente sì, attraverso i politici le banche ci governano. Quindi, come dicevo, basta fare l'esempio del governatore della banca centrale e il governatore dello Stato. Cioè noi sappiamo che il governatore può decidere se dare o meno un prestito, mentre il governatore dello Stato, il nostro Stato, può decidere se chiedere o meno un prestito. E già da lì noi possiamo capire quanto le banche influiscano e influenzino la politica in generale, ai massimi vertici, ripeto, ai massimi vertici, perché la buona volontà, come dicevo prima, dei piccoli politici di paese, sicuramente è tutt'altra cosa rispetto a quella che c'ha ai massimi vertici. Questa è Beh, un'idea Francesco, mia, per credo questo che sono partita. sì, credo che dalla regia anche Roberto ci dica Sì. che il tempo è Ahimè, come scaduto. diceva il grande Enzo Tortora, Big Bang ha detto stop. Comunque veramente complimenti Francesca e Saverio, sempre più interessante questo Grazie. appuntamento con TV Radicale, che sicuramente continuerà, quindi ci sarà il modo di approfondire queste cose. Tra l'altro hai parlato del professor Auriti, ricordo che proprio nel 99 credo già lui parlasse di queste cose, Ah sì, probabile, dal 98-99, 2099, sì, perché ricordo forse che me 95. ne parlò un mio amico, io rimasi molto sorpreso degli argomenti, delle argomentazioni, ripromettendomi poi di approfondirle, però essendo un esimio ignorante in materia economica non mi sono mai Anch'io lo azzardato. Però sto imparando qualcosa ascoltandovi. Ragazzi, io vi devo salutare perché incombe già l'appuntamento successivo. Veramente ringraziamo Saverio De Morelli e Francesca Lazzaro. Grazie a te, L'appuntamento Roberto, per tutto. è per la prossima volta in cui sarà trattato il tema del signoraggio. Ritorniamo nello studio di Lecce. Ripeto, salutiamo Saverio e Francesca. Ciao, Ritorniamo nello grazie. studio di Lecce e ci colleghiamo. Comincia qui l'appuntamento successivo, che è quello con il